Ora ci colleghiamo con Giovanni Prattichizzo, che ha scritto un simpaticissimo libro dal titolo Statistica Pop, e quindi attraverso una chiacchierata con lui andremo ad esplorare il mondo misterioso dei numeri e delle statistiche. Chiedo alla regia se è collegato con noi. Sì, lo vedo e quindi lo saluto subito. Buongiorno Giovanni, grazie per aver accettato il nostro invito da parte di Padre Pio TV, appunto. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a Tony e saluto a telespettatrici e telespettatori. Sai Giovanni, ci seguono da tutta Italia, isole comprese, ogni giorno sono tantissime le persone che poi interagiscono anche con noi attraverso messaggi WhatsApp, per cui lo dico perché quanti di voi volessero magari fare una qualche domanda al nostro Giovanni Prattichizzo possono utilizzare il 331-737-8033 per interagire con noi. Allora Giovanni, io partirei subito dal chiederti come nasce questo libro, e quindi magari, ecco, senza dubbio è un po' uno spin-off, possiamo dire così, rispetto al tuo percorso professionale, e la scelta, il perché della scelta di questo titolo così accattivante, direi. Grazie Tony, e parte da una situazione quotidiana, anche quella che ci trova coinvolti, nel senso che siamo tutti immersi ormai con i social occupano la nostra vita, parliamo di vita on life, quindi se dobbiamo prenotare una visita, se dobbiamo chiedere un'informazione, se dobbiamo sapere luogo, e i social sono e proprio perché i social sono nella nostra vita, chi in qualche modo offre, fornisce le informazioni, la comunicazione, in questo caso la comunicazione statistica, perché io sono il social media manager dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istat, cosiddetto Istat, e quindi quando un ente come l'Istat deve diffondere una comunicazione complessa, quale quella dei dati, deve sapere in che modo, come utilizzare i social per poter finanziare questo tipo di comunicazione. Quindi questo percorso, questo libro che poi appunto racconta casi, situazioni, momenti anche di crisi come quello per esempio legato alla pandemia, e dove l'Istat lanciò la campagna Istat per il paese, ma anche altre situazioni più meno dolorose, meno problematiche, però sempre di utilizzo dei social con questa attenzione che io definisco all'ascolto. E proprio perché l'ascolto oggi è fondamentale per tutti, ma ancora di più per una pubblica amministrazione e per chi deve comunicare dati, informazioni complesse. Hai centrato un aspetto molto importante. In studio con me c'è Maria Pia Pisciafuoco, che sicuramente ho visto che ha fatto un cenno d'assenso quando hai parlato della funzione di ascolto che i social possono appunto fornirci, tante volte in maniera anche così tra virgolette gratuita, inaspettata, non voluta, ecco, e quindi ci restituiscono una maggiore autenticità del sentire comune. Maria Pia, quindi. Sì, io devo confessare che appunto ho trovato un grande salto in tutte le generazioni, in chi è più social, proprio nella confidenza coi numeri, perché evidentemente tutti vanno a vedere quali sono i propri numeri o anche insomma la maniera di avvicinarci c'è. Però mi tocca il ruolo anche di fare domande scomode al nostro gradito ospite. Al di là dei conteggi che tutti capiamo, quando invece si parla di algoritmo, sappiamo che sono numeri che vengono calcolati attraverso istruzioni. Quindi non c'è proprio questa obiettività, come dire, del dato nudo e crudo. Come possiamo noi cercare di agire proprio perché ci sia anche un valore di verità in un algoritmo?
È una domanda molto complessa e quindi insomma provo a rispondere No, ma e mi forse è viene. inutile, forse già c'è, non so, è una domanda che faccio perché corrisponde a una mia proprio percezione di non chiarezza, ecco, mentre su tanti numeri in genere la chiarezza è per Oggettiva. antonomasia. Allora, io diciamo, posso rispondere per l'esperienza sempre che abbiamo fatto, stiamo facendo dal punto di vista dei social dell'Istat e quindi diciamo di una pubblica amministrazione che comunica, che appunto come dicevo prima, che prova a chi non sa nulla ad avvicinare, per questo anche il titolo, mi aggiungo alla domanda precedente, pop, di popolare, quindi essere vicini a chi non sa. Allora, per poter in qualche modo anche contrastare, tra virgolette, o arrivare a persone che semmai attraverso gli algoritmi dei social, che poi sono qualcosa di veramente complesso, di difficile da comprendere, però per poter arrivare a quei pubblici, come mi piace chiamarli, una delle caratteristiche che dobbiamo utilizzare è quella di essere autentici, cioè l'autenticità. Sui social, il fatto di essere comunque istituzione, essere autorevole, essere rispettata, non significa poi perdere la propria appunto autorevolezza, ma significa porsi in conversazione, quindi essere presenti nei confronti dei cittadini, nei confronti di persone che ti fanno domande, che ti pongono dei quesiti, che diffondono fake news. Essere presenti, entrare in conversazione, quindi non aver paura della conversazione, non aver paura del dialogo, c'è cioè modo poi di fare un dialogo e di costruire un dialogo, quindi trovare la modalità istituzionale rispettosa di chi siamo noi e di chi sono gli altri, i nostri interlocutori, però sicuramente poi con l'autenticità noi abbiamo, insomma, abbiamo messo su e utilizziamo le facce dell'Istat, le ricercatrici, i ricercatori dell'istituto per raccontare come nasce un rapporto di ricerca, come nascono determinate indagini, quali sono i dati, quindi utilizzare le grammatiche con un'altra caratteristica, poter rispondere poi agli algoritmi e utilizzare le grammatiche di ciascun social, perché ogni social ha una sua grammatica, come ha un suo algoritmo, e quindi attraverso quella grammatica, attraverso quel linguaggio, sicuramente noi possiamo intercettare, possiamo avvicinare, possiamo anche dare una risposta di servizio, perché poi la nostra comunicazione, e nel libro ne parlo tanto, è una comunicazione pubblica, di utilità, di servizio pubblico, perché i nostri dati sono a servizio del paese, sono a servizio dei cittadini e proprio perché sono dati della statistica ufficiale, riusciamo appunto ad arrivare a servire e a rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. Grazie Giovanni, quanto appunto siano importanti i dati, ce lo hai appena ricordato, e quanto è importante, ecco, riuscire a comunicarli bene altrettanto. Visto, ecco, considerando il tuo lavoro come social media manager dell'Istat, dell'Istituto Nazionale di Statistica, qual è il polso della situazione dal tuo angolo visuale al momento? Parli a livello di paese, io posso indicare sicuramente la lettura meravigliosa e interessante e complessa, ma anche complessiva, del rapporto annuale. Quindi invito tutti online dal nostro sito, insomma, è possibile scaricare. Ecco, anche in quel caso per dire, per esempio, per il rapporto online, per il rapporto annuale. Abbiamo raccontato il rapporto annuale che è stato presentato la settimana scorsa. Appunto, abbiamo i dati freschi freschi da studiare. Esatto, E esatto. diversi li E, abbiamo presentati già qui, perfetto, ma poi ci sono delle infografiche, per esempio, che abbiamo diffuso sui social, quindi anche per permettere a tanti che o non hanno modalità, non hanno i tempi, non hanno le competenze, perché siamo tutti diversi, però era anche attraverso un'infografica, attraverso un'informazione
pop, ancora una volta, capire qual è la situazione del paese a livello economico, a livello sociale, a livello ambientale e così via. Quindi sicuramente questo è un invito che faccio, appunto, sicuramente ne avrete già parlato perché abbiamo avuto insomma da tantissime attenzioni. Grazie Giovanni, senza dubbio l'Istat è una colonna portante tra le nostre istituzioni e davamo un'occhiata anche al sito prima di andare in onda che è davvero ben fatto, per cui complimenti anche per il vostro lavoro. Complimenti a te per il tuo libro che ci aiuterà ad addentrarci nel mondo appunto dei dati con un approccio pop. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, a scoprirti attraverso anche le pagine di questo libro, a scoprire questa bella e importante scienza che appunto è tanto utile alla nostra società. Per il momento noi ti salutiamo, quindi magari ci ritroveremo in futuro per commentare altri dati, altre ricerche. Grazie davvero. Grazie, grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti. Grazie Giovanni, noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma ci ritroviamo subito insieme.